Buon calcio a tutti, non solo Ballardini ha permesso a questo Genoa di stare 12 anni in Serie A e nel suo 125esimo anno, bisogna sempre raccordare, ci sono i suoi collaboratori Carlo Legno e Stefano Melandri che hanno lavorato per questo. Ma chi è Carlo Legno? Raccontalo ai genuani, chi è Carlo Legno? Carlo Legno nasce a Fabriano, provincia di Ancona, 4-9 del 55, poi a 5 anni viene a Bologna perché mio papà si è trasferito a Bologna per il lavoro, sono cresciuto a Bologna e da lì ho fatto quello che fanno tutti, le scuole e tutto quanto, e poi dopo ho fatto l'ISE, sono diventato insegnante di educazione fisica, allora ho giocato a pallone perché giocavo a calcio, ho fatto della Serie C e poi dopo ho fatto il corso di allenatore perché avevo questa passione qui e a 25 anni stavo a fare allenatore, prima delle squadre giovanili. Adesso lo raccontiamo questo, dai, lo raccontiamo assieme. La tua vita familiare invece, sei sposato? Sì, mi sono sposato con una mia moglie di Bologna e ho due figli e anche un nipote. Sei anche nonno? Sì. Sei anche nonno. Allenatore ma insegnante? Perché io so che tu, la tua passione per il calcio è nata dalle, vado a vedere, dalle suore domenicane Sant'Alberto Magno. Sei stato per tanti anni sia educatore di bambini, sia professore e sia educazione fisica, anche tutto quanto. Beh, ho avuto la fortuna che di insegnare dalle suore, dove ho imparato tanto, dai miei alunni, ecco, a differenza degli altri allenatori, quello che posso dire è che ho insegnato nelle scuole, perché molti allenatori non hanno insegnato, insomma, perché hanno preso la strada direttamente del campo, invece ho avuto la fortuna di insegnare e mi è stato molto utile, ho insegnato alle scuole medie, alle scuole superiori e basta. Cosa insegneresti ai giovani d'oggi, non solo sul campo, ma nella vita di tutti i giorni? Un messaggio, se devi mandare un messaggio ai giovani. Un messaggio ai giovani, una parola sola, il rispetto per le altre persone, l'onestà e l'umiltà. Questo è quello che, in cui credo. Tu hai iniziato ad allenare in una squadra che io non ho trovato il nome, anzi hai vinto un campionato, hai vinto qualche cosa di particolare, il campionato di eccellenza, anche la Coppa Italia dilettanti, l'Iperzola. No, Iperzola. Iperzola, dov'è l'Iperzola? Iperzola è Ponteronco, un paese ai confini di Bologna, in periferia di Bologna. Zola. Zola Predosa. Sì, Zola Predosa. E c'era questo presidente che era incuriosito dopo un colloquio che abbiamo fatto, mi prese da lei, io ho lavorato nel Bologna, gestore giovanile per 10 anni, ho avuto però un'esperienza in prima squadra, eravamo in eccellenza, avevamo vinto l'eccellenza, poi dopo siamo arrivati fino alla Serie C, però dopo sono andato a Modena. La prima squadra professionista è stato il Modena? Sì, come allenatore in prima, sì, è stato il Modena, è una grande esperienza, però a febbraio sono stato esonerato, che eravamo sesti in classifica, si può dire. E poi dopo hanno preso un altro, come succede in tutte. Sì, ma avete lanciato mica uno da poco, eh? Che è Luca Toni. Luca Toni. Sì, beh, ho preso anche qualche nome per averlo fatto giocare, però solo dopo ha vinto, insomma, è diventato campione del mondo, poi Luca Toni lo conosco tutti. Senti, sto scavando un po', ho scavato un po' nel tuo passato, ma sempre in senso positivo. A Parma hai vinto il campionato allievi e in quella squadra centravanti era un certo Pepito Giuseppe Rossi. Sì. Cioè l'hai scoperto tu praticamente? No, Rossi si scopre da solo, io non lo scopro certo io. Giuseppe Rossi giocava con Davide nella primavera perché era troppo bravo per fare gli allievi. Allora e nelle fasi finali mi ha detto Carlo puoi prenderlo tranquillamente perché Davide Ballardini era responsabile del settore giovanile del Parma, insomma è venuto come a fare le fasi finali, abbiamo avuto la fortuna di vincere il primo titolo delle squadre giovanili del Parma. Ecco, e Pepito quando ti ha rivisto adesso cosa ha detto? Beh, c'è stato un po' di emozione, abbiamo vissuto un po' di ricordi con i suoi compagni, i giocatori che ho avuto, è stata una grande emozione. Pepito, io non ho parole per lui perché cioè, sono troppo di parte.
Ma no, essere troppo di parte, è bene essere troppo di parte, perché tra Ballardini, Carlo Regno e Pepito Rossi siete persone quasi normali in questo caso. No, beh, di lui non si può dire. Ladri non me lo dimentico. Sì, è uguale, uguale. No, di Rossi non si può dire che è una persona che si fa fatica a spiegare gli aggettivi positivi. Tu hai conosciuto, se non sbaglio, Davide Ballardini? Anzi, lei ha conosciuto Davide Ballardini dopo, rispetto a Stefano Melandri, vi siete conosciuti? Sì, sì, no, Davide con Stefano Melandri sono amici proprio perché giocavano assieme nel Cesena, nel Ravenna, ed erano amici, diciamo, del cortile. Erano tutti di Ravenna e si incontravano spesso per andare al campo. Io sono di Bologna e Davide l'ho conosciuto quando è venuto a Bologna. Lui allenava i giovanissimi e io gli esordienti. E allora c'è stato, non lo so, una stima reciproca, un rispetto reciproco, una curiosità, che ne so, ci siamo conosciuti sul campo e abbiamo deciso, lui ha deciso, mi ha detto Carlo quando è andato, se vorresti lavorare con me, ha detto molto volentieri, e ci siamo conosciuti a Bologna. Praticamente avete fatto una carriera assieme, avete salvato squadre, l'ho detto anche prima, a Ballardini, dalla Serie B, il Palermo, il Cagliari, il Genoa. Compagnia cantante. Ecco, di queste cosa ricordi in positivo e cosa hai rimosso di tutte queste avventure, non con Ballardini, con questa società? Ma in positivo le salvezze tutte, ma purtroppo caratterialmente non so perché sono le cose quelle che ti feriscono, che ti rimangono più impresse, non so il perché, si ricorda più le sconfitte delle vittorie. E allora uno cerca sempre di rimuoverlo oppure cerca di fare più vittorie possibili per dimenticare le sconfitte. Ho capito, non ti chiedo quali sono le ferite. No, le ferite non mi sembra, non mi sembra che sia giusto. E di quell'avventura in Cina? L'avventura in Cina è stata... Lazio-Inter? Memorabile, Lazio-Inter, grande partita, grande prestazione, loro l'Inter del triplete, si dice così. Non ha fatto 4 perché noi abbiamo vinto la Supercoppa, è un ricordo indimenticabile vedere quella Inter che ci guardava, noi eravamo sul podio a festeggiare con tutti i coriandolini con la musica e guardavano quasi increduli, come per dire, beh, abbiamo perso contro questi qui, questa è la verità. Insomma, è una soddisfazione indimenticabile. C'è qualche aneddoto cinese, che tu sei. Lei è famoso per gli aneddoti di Carlo Regno, le battute. No, beh, mica adesso. Senti, ne abbiamo sentito uno durante un allenamento, che è il sindacalista. No, vabbè. E dei calciatori addirittura, cosa sei, un sindacalista? Sì, può essere, dico tante di quelle robe, ma dopo ho la fortuna che non me le ricordo quello che dico, se no mi vengo lì al momento, dopo me le scordo. Carlo Regno ha sempre detto, ogni allenatore ha il suo modulo con il materiale umano e tecnico che ha a disposizione, si deve crescere come gruppo, ma soprattutto i giocatori devono credere nelle proprie qualità. È successo questo al Genoa quest'anno? Beh, direi proprio di sì, direi proprio che è successo quello lì. Stranamente uno dice le cose perché ormai non si avverano mai niente quel che uno dice, non si avvera niente, invece stavolta si è avverato. No, insomma, abbiamo incontrato delle persone di grande spessore a livello umano, secondo me, professionisti molto seri e abbiamo meritato questa salvezza tutti insieme perché non ce n'è stato uno che ha remato contro. E qui bisogna spezzare una lancia soprattutto a quelli che non hanno giocato, che sono stati fuori rosa, ragazzi, determinanti per mantenere alto il livello di allenamento, per la serietà, cioè veramente commoventi sono stati. Senti, io ne faccio uno su tutti, perché intanto non so se c'è ancora l'Andre. Quando lo vedo allenarsi è una cosa. Andrea, quando lo vedo giocare nelle partitelle sembra, ragazzi, che si giochi sempre il posto. Gentiletti. Mi vengo da dire questi qui, insomma, tutti quelli che stanno sono fuori rosa. Gentiletti, ragazzi, non lo volevo nominare perché è uno che ha giocato ho in Serie A, capito, che ha fatto. Esatto, però voglio dire, è stato un professionista serio e merita proprio tutta la fortuna che si può avere. Che un ragazzo può avere, perché sono veramente eccezionali. Ecco, con loro si è raggiunta anche la salvezza, la verità. Se Balla è lo zio di tutta la gradinata nord, c'è tanti nipoti. Carlo Regno si sente di essere lo zio di... No, io sono lo zio di mio nipote. No, però... C'è il nonno della gradinata nord. Scusa, sono il nonno. Mio nipote lo zio, no, però
insomma, io sono troppo legato a Davide, perciò se lui è zio, io una minima parentela, dai, datemi una minima. È praticamente Ballardini, Carlo Regno e Stefano Melandri, siete tutt'uno perché vivete assieme, fate le stesse attività, non so se avete gli stessi hobby, fate gli stessi viaggi in macchina da casa, venire qua, tutte queste cose, c'è qualcosa di particolare in questo trio? No, cioè che stando sempre assieme si lavora tanto, perché a cena siamo noi tre e di cosa parliamo? Ogni tanto con qualcos'altro, però spesso è di lavoro, e allora qui, allora la giornata qui, poi abbiamo le gambe, uno dice anche all'altro, fai presto, di Roma è venuta in mente questa cosa qui, vieni qua, te cosa dici? Cioè, è una collaborazione notevole, cioè sembra così, ma conta moltissimo vivere tanto insieme la giornata. Infatti quando qualcuno chiama Davide, Carlo dove è? Qui te lo passo, ma possiamo essere tre del pomeriggio e... capito, qualsiasi orario, è bello stare insieme, cioè noi ci troviamo molto bene. Beh, adesso c'è quella famosa parola in inglese, briefing, cioè briefing. Prima, dopo, sì. Vedere Ballardini lì con le braccia conserte, e Carlo Regno, Stefano Melandri, lo stesso Murgita, i lati che dirigono gli allenamenti, è qualcosa che non succede nelle altre squadre. Però io le faccio un esempio. Quando la Colombia si venne ad allenare la Pallavicina in Bologna per i mondiali, Maturana, l'allenatore, veniva in tribuna, con gli allenamenti in campo lavorava Gomez, che era il secondo, era già avanti. Perché chi lavora molto in campo deve guardare, deve essere attento a quelle cose lì. Davide, come un altro allenatore, fanno i supervisori e vedono molto di più di quello che possiamo vedere noi. È una grande cosa quella che fa, secondo me. A parte che noi siamo contenti perché ci lascia lavorare molto e abbiamo piacere di lavorare, ma non è quello lì, è perché si lavora meglio e lui riesce a vedere tante cose che se dirigesse lui l'allenamento non può vedere. Ballardini, anche lui mi ha nominato, anzi ne abbiamo parlato in Maturana, abbiamo parlato anche... Ah, non ce l'ha messo d'accordo. Abbiamo parlato anche del loco Bielsa. Ecco, la domanda è secca, però la domanda ha già risposto Davide Ballardini. Ma potrebbero vivere nel campionato italiano un personaggio come Maturana e un personaggio come Loco Bielsa? Potrebbero, bisogna vedere come vengono accettati dai giocatori, perché alla base poi è tutta lì. Se ti accettano, tu fai un grande lavoro, sei giocatori. Non ti sentono e non dai, si deve creare quella coesione che non so neanche come definire, che non è facile a questi livelli qui, in questi ambienti qui. Sono loro che decidono tutto, perciò loro ci possono stare sicuramente, perché tanto di cappello come allenatore, però bisogna vedere come vengono accettati, come vengono accettati. Voi vincete le partite nello spogliatoio? Ma ci andiamo così poco. Noi non siamo gente di spogliatoio, che vuole che cosa, perché il lavoro va fatto lì, poi dopo sono grandi, sono gente, i giocatori devono essere responsabilizzati, devono sentirsi proprio loro, i veri attori protagonisti, perché lo sono. Veri attori e protagonisti siete anche voi, perché si vede che c'è l'unione tra Ballardini, Regno, Melandri, ma anche con Pilate, con il professor Barbero, addirittura mi sembra anche con i massaggiatori, con i magazzinieri, con tutti. Cioè avete formato un nucleo che sembra una famiglia. Murgita, Scarpi, cioè tutte gente. Scarpi, non lo so niente. No, vabbè, Stefanino che l'aiutò di Scarpi, voglio dire... Godono tutti quando vincete e sono incazzati quando perdete. Ma si vede che c'è proprio dell'onestà in quello che si fa, cioè ci si vuole bene veramente, insomma, quando si esce di qui dice, se si va a cena fuori insieme e c'è proprio il gusto di andare a cena fuori, non è un dovere, questa è la bellezza, ma con loro, ma con i magazzinieri, con la gente proprio con cui lavoriamo tutto il giorno. Il vero anno del Genoa... L'anno è iniziato il 1° di gennaio, il vero anno del Genoa inizierà il 9 luglio prossimo, è un anno troppo particolare, 125 anni compie il vecchio Balordo, 125, sarà una festa
Genova ha già iniziato a fare tante feste, tante manifestazioni, ma quel 7 di settembre penso che vi entrerà nella memoria e nella testa. Speriamo che sia così, speriamo di non deludere le aspettative, basta. Col 3-3-1-3? No, adesso questi qui sono numeri, sono solo numeri, sono numeri che dopo nel campo... No, 3-1-3 per combinare il loco, sì, sì, il loco Bielsa. D'altronde quest'anno vediamo cosa farà questo mondiale, anche se non farà il 3-1-3. Staremo grazie per Carlo Regno, abbiamo, abbiamo scoperto qualche tuo altarino, ma abbiamo saputo che Carlo Regno è un allenatore, un professore, è il secondo di Ballardini, è nonno, insomma, tutte queste cose non le sapevamo.